Tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acquisti fatti dai cinesi. Ho fatto un bel po' di acquisti, ve li ho accumulati tutti qua dentro e così vi faccio vedere cosa ho acquistato. Mettetevi comodi perché ci sono un sacco di cose. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è una camicia. Stefania Passione Camicie, sì. Ho questa passione, quindi li compro e li stracompro. Mi piace molto il tessuto di queste camicie. Allora, la prima è così fatta normalissima con un colletto e un nastrino che si può anche togliere. È fatta semplice, non è un bianco, è una specie di beige, molto semplice, come vi dico. Cede la manichetta così con il polsino e due bottoni. È abbastanza sagomata, sì. Ha i bottoncini, sono tipo in madreperla, non so se si vedono in madreperla. È semplicissima ma ad effetto. Io l'ho già utilizzata, l'ho già lavata, l'ho già utilizzata, l'ho stirata, si è asciugata in velocità e quindi ve la volevo far vedere. Poi un'altra camicia che ho preso. Questa è leggermente stretta dal seno, ma la metto con una magliettina sotto, sempre semplice. E ho preso questa, a me piaceva tantissimo proprio il disegno, vedete il disegno che c'è. Aspettate che ve la chiudo per farvi vedere il disegno, che è molto carino. Allora, questo è un tessuto un po' strano perché non vi so dire proprio se fa caldo con questa. Allora, se ci sono quelle giornate tipo come oggi che fa caldo, preferisco una maglietta. Io di norma le camicie le utilizzo solo di sera, quando c'è più freschetto, perché se le utilizzo di giorno mi si attaccano alla pelle e non mi danno troppo fastidio. Il disegno è questo, ovviamente mi piace l'effetto aperto. Molto bella come camicia, semplicissima, però vi ripeto, è stretta dal seno, quindi la lascio aperta. Ha il bottoncino qui per fare la manica a tre quarti, perché non ha il polsino, niente, è così. E la parte di dietro è così, cioè guardate che disegno, cioè bellissimo, sono io. Non sono io, no. Comunque mi piace tantissimo il disegno che c'è, quindi l'ho voluta prendere. Se non mi sbaglio, tipo 10 euro ciascuno, 10 euro, 12 euro ciascuno. Poi ho preso una borsa perché mi serviva. Avevo un compleanno, mi sono vestita di azzurro, il completo, una parola soltanto. Il completo l'ho acquistato da Zara. Me l'ha regolato sempre mio figlio, quindi dovevo mettere le scarpe bianche e la borsa ho preso questa qui bianca con tutte le cose dorate, vedete? Già l'ho sporcata. Comunque, è costata pochissimo, 6-7 euro. L'ho presa sempre dai cinesi, come vi ho detto. La parte di dentro è fatta così, con le tasche e tutto. Infatti ci sono le caramelle. Comunque, molto carina, molto capiente. C'entra il portafoglio. Ho messo il portafoglio, salviettine, disinfettante mani, il cellulare. Poi ho messo un piccolo beauty, ma proprio piccolo, dove ho messo la cipria e il burro cacao. Ed è andata a posto. Mi piace. Ottimo acquisto. Poi, questa l'ho presa sempre. Ovviamente dai cinesi, e questa è la borsetta che ho utilizzato per il mio anniversario di matrimonio. Ho fatto 25 anni di matrimonio, ho fatto una piccola festa tra amici e parenti. Il mio abito era rosa antico, non so se posso mettervi una foto, comunque se posso li guardate tramite Instagram o TikTok, foto eccetera. E avevo preso questa, ovviamente da tenere in mano, non con la tracolla, perché esce con la tracolla. Infatti ancora la tracolla è messa qua dentro, ma a me non interessa. A me interessava proprio tenerla così come clutch e quindi l'ho tenuta in questa maniera quel giorno. Mi è piaciuta anche questa sulle 10 euro, una cosa del genere. Poi ho preso delle scarpe. Aspettate che vi faccio vedere perché mi sono fatta male al dito. Indovinate quale dito sbatto ogni 5 secondi? Questo, perché è quello che mi sono fatta male. Poi le scarpe sono queste qui, diamantique,
queste. Prezzo 19,20. Allora, vi faccio vedere le scarpe come sono. Allora, ho preso queste che sono tipo una mitragliatrice, tipo carrammato, non lo so come si chiamano. Comunque, ho preso queste, ovviamente le ho soltanto provate, non le ho indossate ancora. Comunque, mi piacevano e quindi le ho volute prendere. Poi anche la mia amica mi disse, dice, guarda, prendili, sono bellissime, anche con i pantaloni, anche con i vestiti lunghi. Se volete stare comode, dovete andare in giro, dovete camminare tantissimo, queste sono ottime come scarpe. E quindi le ho volute prendere. Queste, infatti, quando sono andata al compleanno e avevo i tacchi, dentro la macchina avevo nella borsa avevo queste scarpe, perché se mi facevano male i piedi potevo indossare queste. Mi sono piaciute, sono molto comode. Ottimo acquisto anche questo. Poi aspettate che li sistemo e andiamo avanti. Poi il prossimo paio di scarpe che vi faccio vedere è questo, Chiara Foscari, che sarebbe questo qui. Dov'è il prezzo? Non c'è. Color champagne, ma non c'è messo il. Queste. Ah, queste sono le scarpe che ho utilizzato per il mio anniversario. Sono costate 20 euro, ve lo dico subito. E sono queste. Avevo la borsa, questa. Questo era l'abbinamento. Queste sono le scarpe. Infatti, vedete. Allora, che dire, sono comode. Sono comode, non sono delle scarpe che ti fanno male i piedi e tutto. Però ovviamente, essendo il tacco sottile, essendo che non porto più le scarpe col tacco come facevo prima, un po' di dolore me l'ha fatto, me l'ha dato. Però quasi a fine serata. All'inizio no, all'inizio camminavo benissimo, poi sembravo tipo. Camminavo tipo traballante. Però sono molto carine, sul piede facevo una bella figura, mi hanno fatto tutti i complimenti, sia dell'abito, l'abito me l'ha fatto una signora che è qui di Paragonia, quindi l'abito è soltanto il mio, è stato fatto su misura per me. Comunque la scarpa è questa, ve la faccio vedere entrambe perché ovviamente quando le guardate entrambe le scarpe sono più carine, da vederne una soltanto, poi me le sistemo io. E le scarpe sono queste, sono molto carine. Poi hanno la fibbietta qui, quindi tiene il piede tranquillo, non c'è il rischio che lo perdete. Poi andiamo avanti per questo sacchetto. Mettiamo le cose mentre ci siamo. Questo è sempre della stessa scatola di poco fa, Diamantique, ed è così. Queste l'ho prese 18 euro. Queste. E vi faccio vedere quali sono. Ah, queste sono le scarpe bianche che ho messo al compleanno della sorella di mio figlio, di Serena. E ho messo queste, comodissime, non mi hanno fatto male i piedi assolutamente. Il tacco quando è grosso così non ho nessun tipo di problema. Mi è piaciuto tanto, non ho avuto nessun tipo di problema. Erano comode, poi ovviamente ha sempre il braccialetto, ve li faccio vedere sempre tutte e due per vederli meglio. È di vernice, cioè sono bianche. E sono così. Sono bianche, semplicissime, con il braccialetto qui. Quindi avete questa forma. Vi posso dire che la maggior parte avevamo tutte queste scarpe. Era una cosa incredibile. Però la maggior parte avevamo tutte queste scarpe. A me la cosa che piace di più è il tacco grosso, perché ho la possibilità di stare tranquilla, dritta, ma di stare anche comoda, che è la cosa più importante, specialmente quando si utilizzano le scarpe col tacco. Perché a me piace. Piace perché slancia la gamba. Poi calzano molto buone, quindi ottima. Questo è l'altro paio di scarpe. Poi andiamo avanti.
questo e poi l'ultimo, sì. Allora, questo non l'ho preso dai cinesi, ma è quello di Shein. Questo l'avevo preso che mi doveva arrivare quando avevo acquistato il primo paio di scarpe, quello per l'anniversario. Io ne volevo un secondo per stare un po' più comoda, ma mi è arrivato dopo e quindi è questo qui. Ho preso il numero 40, il prezzo non mi ricordo, poi in caso ve lo scriverò. E il modello è questo. Ed è questo. Ovviamente è più basso, quindi avevo pensato quasi a fine serata di utilizzare questo. È sempre nello stesso, con i brillantini, sempre nello stesso modello, solo non sono più luccicosi come le scarpe dell'anniversario. Però mi piaceva l'effetto, mi piaceva che era abbastanza basso, quindi lo potevo utilizzare tranquillamente, qui con il braccialettino come l'altro. Devo dire che è carina come scarpa. Non ci ho camminato, quindi non vi so dire se è comoda o non è comoda. Questo non lo so. Questo non lo so proprio. Però mi piaceva, l'avevo visto e quindi ho pensato di comprarle, così all'inizio utilizzo quelle e poi magari a fine serata mi sposto su queste, che sono, credo, comode, almeno spero. Qualche dite? E quindi ho preso questo. L'ultimo paio di scarpe che vi faccio vedere sono delle scarpe che avevo preso per il vestito di jeans. Non so se vi ricordate il vestito di jeans, tutto con le pagliette, le borchie e tutto. Mi servivano delle scarpe proprio adatte per quel vestito, ma siccome tra farlo sistemare eccetera eccetera non sono più uscita e quindi non le ho utilizzate. La marca è questa. Non so come c'è scritto. Come c'è scritto? Romanciaga. Boh, Romanciaga, una cosa del genere. E le scarpe, questa è la scelta della mia migliore amica. E le scarpe sono queste. C'ho un piedone, cioè. Uguale ai miei capelli. Questo è per il vestito di jeans tutto con le borchie. Mi disse, dice, no, no, con questo dice, ti sta benissimo, perché ovviamente essendo a maniche lunghe, essendo il jeans abbastanza pesante, non posso utilizzarlo con delle scarpe aperte, perché veramente il jeans è pesante. E quindi ho preso queste, che sono belle, lucide, ovviamente hanno la qui per entrare il piede, non sono felpate. Spero di utilizzarle perché spero di indossare quel vestito. Spero un giorno. Comunque sono molto carine, sono fatte bene, davvero bene. E queste sono costate 24,80 euro. Si vede? 24,80 euro. Bene, questi sono stati tutti i miei acquisti fatti dai cinesi, tra scarpe, scarpette, eccetera. Spero ovviamente che vi siano piaciute. Ditemi qual è il vostro, diciamo, prodotto preferito. Per me sono le scarpe quelle bianche, anche quelle per il mio anniversario mi piacciono di più di tutti. Ovviamente mi piace l'abbinamento perché l'ho acquistato proprio per questo. Poi, in caso. Qui non ve li metto le foto perché sono anche della famiglia e tutto, però su Instagram troverete le foto dell'anniversario e quindi vedrete sia il vestito che le scarpe, come ero vestita e tutto. Niente, che dirvi, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, abbiamo passato un pochettino di tempo insieme. Che dirvi, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!